Noi chiediamo al governo di intervenire oggi, visto che è in discussione in Parlamento la legge di stabilità, per una maggiore flessibilità in uscita per l'età pensionabile, per creare un turnover, garantire quei lavoratori che hanno lavorato in età giovane, quindi i lavoratori precoci, e tenere in considerazione tutti quei lavoratori che svolgono attività usuranti. E quindi voglio dire, tutto questo ci spinge ancora di più ad andare avanti, perché le cose che sostenevamo nel passato erano giuste e anche la Corte Costituzionale ci ha dato ragione. Quindi noi invitiamo il governo a rivisitare questa legge Fornero che ha creato davvero grossi disagi all'intero paese. Intanto proprio questo, chiediamo che il governo anticipi gli interventi sulla legge Fornero, perché noi la riteniamo iniqua ed inaccettabile. Bisogna introdurre immediate modifiche a partire dalla flessibilità in uscita, anche per consentire il turnover, per favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Così come riteniamo urgente mettere mano e sanare definitivamente la questione degli esodati, cioè coloro i quali sono troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per rientrare nel mercato del lavoro, coloro i quali sono stati espulsi dal circuito produttivo e per i quali, nonostante ci siano specifici accordi, tutto ciò non è stato realizzato. Quindi chiediamo che questa situazione, che riguarda migliaia e migliaia di persone, venga risolta e sanata al più presto. Così come chiediamo che venga messa mano immediatamente alla previdenza complementare. Oggi, con il sistema contributivo, chi va in pensione godrà nel futuro di una pensione appunto molto leggera. C'è necessità, così come era stato concordato, di sviluppare e far consentire lo sviluppo con incentivi e con strumenti idonei della previdenza complementare. L'altra questione che noi riteniamo urgente da risolvere è quella dei lavori usuranti. Oggi c'è tutta una categoria di lavoratori che svolgono lavori pesanti, lavori usuranti, che sono costretti a rispettare le rigidità imposte dalla legge Fornero. Allora, il governo ci aspettiamo un cambio di passo sulle politiche che riguardano, che attengono il mondo del lavoro, tra cui quella sulle pensioni, che è un tema abbastanza serio per questo Paese e pensiamo sia, debba essere una priorità. C'è in corso di discussione, ci sarà in corso di discussione in questi giorni la legge di stabilità, noi vogliamo appunto incidere sulla legge di stabilità per dare un primo segnale sulle pensioni. E insistiamo sul punto, anche se il governo dice di rimandare la discussione al 2016, noi gli chiediamo di cambiare passo da questo punto di vista e chiediamo a questo governo di interessarsi del mondo del lavoro e di evitare di fare scelte che vanno contro il mondo del lavoro. Quella di ridurre, per esempio, di eliminare la tassa a tutti è una scelta che va contro il mondo del lavoro, perché farà pagare di meno a chi ha di più e ai benestanti e non si occuperà di questo tema. Occuparsi delle pensioni significa guardare le giovani generazioni, guardare al futuro del Paese, significa, per quanto ci riguarda, modificare la legge Fornero e permettere l'uscita flessibile di alcune tipologie di lavori, tra i lavori usuranti e anche per età, perché significa sbloccare il mercato del lavoro e aprire il lavoro, le porte del lavoro alle giovani generazioni. Se questo non sarà fatto, sarà un ulteriore danno ai giovani che stanno abbandonando questo Paese e che non hanno speranza. Noi siamo in campo per ridare speranza a quelle giovani generazioni e appunto a partire dal tema delle pensioni, e non molliamo da questo punto di vista.